Presidente Pasini, alla fine un pareggio che tutto sommato la soddisfa? Sì, credo che accontenti sia noi che anche loro. Credo che sia stato un bel derby. Primo tempo abbiamo fatto meglio noi, secondo tempo meglio loro, per cui credo che il pareggio sia giusto, ecco. Si diceva nessuno teme questa partita, poi alla fine in campo i giocatori l'hanno un po' sentita questa tensione. Ma credo che un po' tutti, non solo i giocatori, ma credo anche la società, ma anche l'aria in tribuna era abbastanza frizzante, per cui, ma è il bello di un derby, ecco, per cui credo che anche voi avete fatto la vostra parte durante la settimana, è bello questo, ecco. Comunque ripeto, una bella partita, sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. Credo che tutto sommato adesso andiamo a affrontare una trasferta difficile domenica a Como contro una squadra comunque tosta e speriamo di portarvi anche lì un risultato positivo. Continua comunque il trend positivo di questa squadra che sta inanellando prestazioni ottime, ma soprattutto punti importanti in classifica. No, ma siamo migliorati tantissimo nelle ultime prestazioni, anche sentivo anche quelli del Lumezzane che rispetto all'andata è un'altra squadra, la Ferral Pisolo, no, ma credo anche quelli che sono entrati hanno fatto bene. Adesso siamo in una zona abbastanza tranquilla, però giustamente bisogna sempre tenere i piedi per terra. Abbiamo 4 punti dai play-out e mi sembra 6 dai play-off, per cui insomma andiamo comodo, magari cercando anche lì di fare un risultato positivo. La luce della classifica, come giustamente lei diceva, guarda più in alto o in basso il presidente Pasini? Diciamo che guardo sia in basso che in alto.